Nelle puntate precedenti... Mi dispiace, ma non dispongo dei mezzi per poter costruire delle armi. Però ho un bracciale a raggi. Il mio. Lo portai qui da Doroth, quando venni esiliato. Ho cambiato il corso degli eventi di nuovo. Perché l'hai fatto? Per proteggerti, affinché tu protegga la chiave. E lì dentro, Chiara, tu saresti morta. No! No! Chiara! Ehi! Sumarian! Ma che ci fai da queste parti? Lui è il guardiano della chiave. Sarà il tuo maestro. Molto piacere! Oscar. C'è una cosa che non capisco. Perché per te è così importante? In fondo, è solo una stupida chiave senza valore. Lo dici tu. Ah, allora ce l'ha un valore per te. Caro nonno, il 9 luglio 1992, se non farai attenzione, un'auto ti investirà. Il nonno non c'è più. Ora che lo sai, stai molto attento. Tua nipote, Chiara. 2 mesi! Solo 2 mesi sono stati sufficienti a insegnarti tutto quel che dovevi sapere. Il vero potere è dentro di te. Impara ad ascoltare la natura, a percepire lo scorrere del tempo. E tieni gli occhi ben aperti, perché il male è sempre in agguato. Betisse. Sì, mia signora. Credevo di averti perduta. L'uomo col cappello ha interferito col nostro piano, ma io sono fuggita. Ho bisogno che tu faccia un'altra cosa per me. Ordini e sarà fatto. Vieni da me. Ho un piano. Presto Zoser sarà ancora libero. E il pianeta Terra diventerà la nostra nuova casa. L'impero di Doroth sta per risorgere. E questa volta nessuno ci fermerà. Tornerai? Se servirà, sì. Buona fortuna. Grazie. È stato un piacere. Ora dobbiamo andare. Buoni anni 60, Oscar. Abbi cura di te. Meglio, in che anno ci troviamo? Prima di andare da Vardoth, devo mostrarti ancora un paio di cose. Sarà in pensiero lo scienziato? Non credo proprio.
oggi è il tuo compleanno e il nonno vuole farti un regalo. Una chiave molto speciale. E non dovrai mai separarti. Ma quella sono io. Non dovrai mai perderlo, promettimelo. Sì. Davvero, giuralo. Sì, lo giuro. Sarà il nostro segreto. Non dirlo mai a nessuno, nemmeno a mamma e papà. Non capirebbe. Tu sei diverso, sei speciale. E un giorno la darai a tuo nipote, come io oggi faccio con te. È la regola, è così da sempre. Sarà così, per sempre. Perché siamo qui? Volevo rinfrescarti la memoria. Darti ricordi freschi. Per rafforzare i tuoi poteri. Ma perché lo fai? Che vuoi dire? Perché mi stai aiutando? Non sto aiutando te, Chiara, ma tutto il genere umano. Perché se i dorotiani avranno la meglio, saranno guai per tutti. Anche per me. Da dove vieni tu? So ancora così poco di te. Ed è giusto così. Meno sai, meglio è. Oscar mi ha parlato della TTA. Tu lavori per loro. Oscar doveva tenere la bocca chiusa. La TTA è l'agenzia dei viaggi nel tempo. Io lavoro per loro e il mio compito è far sì che tutto vada come deve andare. Ora seguimi e non farmi più domande, perché tanto non ti risponderò. E adesso cosa ci facciamo qui? Dove mi hai portata? Oddio, siamo noi. È rischioso rimanere qui troppo a lungo. Meglio tornare indietro. Qui sta per succedere qualcosa. Che cosa? Non lo so, ma presto lo scopriremo. Nicolai, ti sono mancata? Sì, mi manchi sempre quando non ci sei. Anche se stai via solo per 5 minuti come in questo caso. 5 minuti? Sì, 5 minuti. Giusto il tempo di cambiarti d'abito a quanto pare. Nicolai, sono stata via 3 mesi. Xum mi ha mostrato alcuni momenti della mia vita. Mio nonno quando mi diede la chiave, Davide. Ah, e il mio anello. Ti piace il mio anello? Carino, carino. È un anello magico. Magico. Ha dei poteri. Poteri. Ma mi stai ascoltando? Ah, sì, certo. Vabbè, dai. Vado a farmi una doccia. Ecco, brava. E io vado a controllare come sta la prigioniera. Fate pure. Il tuo destino è segnato. Domani ti consegnerò ai membri della federazione. Loro ti processeranno e decideranno del tuo destino. E sai? Credo proprio che invece le cose andranno diversamente. Spiegati meglio. Né tu, né lo scienziato, né tantomeno la giovane bibliotecaria,
riuscirete nel vostro intento di ostacolarmi, perché io sono sempre un passo avanti a voi. In questi giorni ho ascoltato ogni vostra conversazione. Sono rimasta qui apposta, perché sai, potevo andarmene in qualsiasi momento. E lo farò, prima di quanto tu possa immaginare. Dovresti saperlo ormai. Non mi arrendo molto facilmente. Cosa puoi fare? Sei in trappola. Sì, è vero, ma ancora per poco. Ben ritrovata, mia signora. Ankhamon, Dracos Mea, Tumnil, Tunic. Che cos'è? Una macchina del tempo. Ho sentito le loro conversazioni. Ha parlato di suo nonno, della chiave. Se lo agito dovrebbe riportarmi indietro nell'ultima loro destinazione. Niente ci fermerà. Tu fai in modo che non mi seguano. Ah, anche lo scienziato ha una macchina del tempo. Una penna. Gli impedirò di usarla. Questo è per lei. È nuovo, l'ho potenziato. Ho immaginato che il suo gliel'avessero sottratto. Hai fatto bene. A presto, mia cara. Terzo vestito che ti metti oggi. Eh? Guarda qui. Ti piacciono? Potresti lanciare una nuova moda, Nicolai. Già? Pensa che mi sono ispirato al bracciale della tua amica. Alta tecnologia aliena. Un vero rompicapo per me, eh? Questi dorotiani, quando vogliono, sanno essere proprio geniali. E se lo dici tu? Se lo dico io, La ringrazio, dottore. Che cosa vorresti fare con quella? Voglio la tua macchina del tempo. Altrimenti? Uccido la ragazza. No, senti, posa quell'arma, te la do. Però promettimi che... Io non prometto nulla. Dammi la penna. Non gliela dare, Nicolai. Te la do. Ecco. Ora ce l'hai la penna, ma adesso lasciaci andare, va bene? Non ci penso proprio. Addio. I cattivi non imparano mai. L'hai voluto tu? L'hai uccisa. E tu che dici? Eh? Disintegrata. Devo aver esagerato con gli stimolatori di frequenza. Oh mio Dio, che ti è successo? La mia è fuggita. Ce n'è un'altra qui in giro. Mi ha colpito. Ah, non ti preoccupare di lei. Tanto non è più una minaccia.
Mi ha rubato il ventaglio. Dovete seguirla ovunque sia andata. Troverà la chiave nel passato. Allora, seguiremo con la penna la sua traccia energetica. Ovunque lei sia, ci porterà da lei. Allora andate. Ma tu stai bene? Sì, non perdete altro tempo. Sembra quasi che tu abbia visto un fantasma.